Vediamo un po' i numeri della città di Avellino. 2017 54.562 residenti, 2019 votano 32.000 persone. Eccovi spiegati i numeri del video di ieri. Qui siamo a Picarelli, alle mie spalle. Qui girammo il video con la signora Maria, che abitava in una casa fatiscente, che tremava al passaggio degli autobus, in una zona dove mancano i marciapiedi, dove i guardrail sono inesistenti. Beh, direi parliamone dopo il 20, quando gli studenti andranno a studiare fuori, quando si andrà a lavorare fuori, perché qui il lavoro non c'è. E il perché di tutte queste manifestazioni? Qui, poco distante dove io sto girando il video, esiste un campo polivalente completamente senza recinzione, dissestato. Ma la gente è contenta perché viene il cantante, gli resta una sera e nessuno continua a voler sviluppare questa città. Chiedo a questa amministrazione per quale motivo continui a non voler ascoltare quei tavoli di concertazione voluti dai commercianti, dagli imprenditori e da tutte quelle categorie. Chiediamo il perché il tunnel non si apra. Nel frattempo la signora Maria continua a vivere in una casa al limite della decenza. Però che cosa importa che abita a Picarelli? Hanno avuto un giorno di festa con l'artista, ma nel frattempo la signora Maria e tutte le altre persone che abitano in questi caseggiati continuano a vivere in condizioni precarie. Non è questa l'amministrazione che vorremmo per una città. Ecco, vedete, i marciapiedi non esistono. I guardrail poco più avanti sono inesistenti. Però basta accontentarvi di una serata. Massimo Passaro per Cittadini in Movimento.